Ciao, io sono Anna, io sono Daniele e benvenuti o bentornati nel nostro canale. Qui da noi troverete riproduzioni di tecniche storiche, principalmente medievali, ma comunque sempre a livello storico. Oggi costruiremo insieme a voi lo zaino a telaio, che è il più antico zaino mai ritrovato. Per ovviamente riagganciarci sempre al solito discorso dei viaggi, questo elemento era fondamentale, per non addirittura dire essenziale. Quello di cui abbiamo bisogno principalmente sono due cose: un fuoco o con una fiamma viva o con una brace bella corposa come in questo caso. Soprattutto oggi che c'è vento è meglio avere una brace bassa che una fiamma alta. E poi, come avete visto nell'intro, abbiamo bisogno di una stecca di legno. In questo caso è tiglio, più o meno dell'altezza di 1,40 m, 1,50 m, in base alla vostra altezza. Io che sono alto 1,83 m circa, ho bisogno come minimo di un'asta di 1,40 m. Questo era l'unico pezzo utile di tutto il ramo, per cui me lo faccio andare bene. Dopodiché quello che dobbiamo fare è cominciare a lavorare una parte del legno. Questo ci faciliterà il lavoro dopo. Non vi preoccupate della corteccia, perché durante la cottura la corteccia andrà via. Perché era essenziale questo zaino quando si viaggiava? Se dovevamo trasportare dei pesi, non bastava più la borsa da scapane, ma serviva qualcosa pratico e facile da trasportare sulle spalle. E lo zaino è un'ottima idea per racchiudere tutto questo. Come abbiamo visto, io ho già cominciato a lavorare da un lato e adesso continuerò a lavorare lungo quest'asse già tagliato. Quindi con il mio bel coltello, ovviamente noi non abbiamo una morsa, in questo caso un banco su cui appoggiare l'asta, per cui dobbiamo fare tutto a mano. Utilizziamo il nostro coltellaccio da campo. Se avete un'accetta potete utilizzare l'accetta, potete utilizzare un falcetto, ma per questo lavoro questo coltello è più che indicato. Cerchiamo di essere il più precisi possibili, non deve essere tanta differenza tra un punto e un altro di spessore del ramo, perché altrimenti potrebbe creare dei gomiti durante la piegatura. Abbiamo quasi fatto, ecco qua, penso che possa andare bene. Se vedete, è abbastanza omogeneo da un punto all'altro. Fatto questo, non ci resta che mettere il centro della nostra asta a contatto con il carbone. Ora, se avessimo un fuoco vivo, dovremmo costantemente muoverlo. In questo caso, con un carbone smorzato, in questo caso adesso si sta creando il tappo di cenere, a parte qualche fiamma, possiamo mantenere l'asta abbastanza ferma. Dobbiamo aspettare un po' che l'acqua all'interno del ramo cominci a scaldarsi, per questo serve un ramo verde, e il resto sarà tutto lavoro manuale. Come vedete, durante la fase di cottura e di piegatura la corteccia tende ad andare via, quindi alla fine avremo uno zaino comunque esteticamente un po' più carino e un ramo senza la corteccia. Penso che possa essere pronto e adesso andiamo a piegarlo. Per piegarlo dobbiamo fare molto velocemente, quindi manderemo avanti
velocemente dopo il video, abbiamo bisogno di un albero ad Y. Nel momento in cui lo abbiamo piegato, ovviamente ho levato tutta la corteccia perché stava saltando via, come avete visto, quindi l'ho levata tutta quanta, lo andiamo a fermare. Per un lavoro molto più comodo e continuare così lo zaino, andiamo a fissare una corda momentanea più o meno a metà zaino, facendola passare e andandola a legare. In questo modo abbiamo uno zaino curvo che tenderà a riprendere la sua forma fino a quando non sarà completamente seccato. Vedete, qui c'è un leggero gomito, un leggero spigolo, perché non l'ho fatto a piala, l'ho fatto a coltello. Giustamente, avessi avuto una dima sarebbe uscito decisamente più preciso. Nel momento in cui l'abbiamo fermato, ovviamente lui dovrà rimanere in posizione fino a quando il legno non si stagionerà. In quel caso non si muoverà più. Se adesso lo andiamo a slegare, per effetto elastico, il legno tende a ritornare di nuovo quasi dritto. L'ultimo passaggio che andiamo a fare è utilizzare due aste più piccoline. Queste le ho recuperate qua vicino, non so neanche di che legno sia, ma è bello secco. Le andiamo a legare una alla base ed una più o meno a metà, stando attenti che la stecca legata alla base sia a contatto con la nostra schiena. Questo ci darà un migliore assetto dello zaino. Per quale motivo? Perché se facciamo il contrario, cioè utilizziamo quella superiore a contatto con la nostra schiena, dopo un quarto d'ora la schiena ci farà male. Quindi mettiamo questa alla base, facciamo una banalissima legatura ad X. Dopodiché andiamo a fare il primo nodo. Ripetiamo dall'altra parte. Adesso lui è fermo, comincia ad assomigliare a uno zaino a telaio. Secondo passaggio, se questa, vi ricordo, è da un lato, questa andrà dall'altro lato. Per tre quarti il nostro zaino è stato fatto, non serve altro che metterci gli spallacci. Vi ricordo che quando fate questo tipo di zaino i nodi vanno, come si dice in gergo, assuccati molto bene, nel senso vanno stretti molto bene, perché altrimenti queste parti qua tendono a oscillare, rendendo vano tutto il lavoro. Ora quello che dobbiamo fare è piegare una corda a metà utilizzando il nodo bocca di lupo, se non ricordo male, vado a memoria. Una volta fatto questo, lo zaino si può indossare facendo passare la corda da una parte e dall'altra. Ora vi mostreremo come caricare lo zaino e quindi la disposizione degli oggetti in modo da facilitare poi il peso sulle spalle. Thank you.
ovviamente le stecche hanno una funzione oltre che per mantenere in asse lo zaino, anche per facilitarci la legatura dopo. E andiamo infine a legarlo. Facciamo un nodo leggero in modo tale che poi lo possiamo sciogliere. Lui è stabile e il nostro zaino è pronto. Non dobbiamo fare altro che indossarlo. Ecco qua, abbiamo indossato lo zaino è comunque stabile, possiamo muoverci tranquillamente, piegarci, raccogliere gli oggetti, abbiamo avvolto con il lenzuolo la coperta perché ci sembrava il minimo, altrimenti si sarebbe rovinata. Grazie per essere stati con noi, per averci seguito, e speriamo che questo video vi sia piaciuto. Condividete, mettete like, commentate e un grazie e alla prossima. Ciao! Ciao!